Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Metal Gear Solid. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta e andiamo avanti verso questa che sarà la battaglia epica. Ti piacciono i miei occhiali da sole? Intendi puntare un'arma contro tuo fratello? Perché hai fatto finta di essere Master? Per poterti manovrare con maggiore facilità. E ti sei comportato abbastanza bene, devo dire. Cioè, anche i ragazzi al Pentagono probabilmente stanno pensando la stessa cosa. Di che diavolo stai parlando? Esegui ciecamente degli ordini senza fare domande. Hai perso il tuo orgoglio di guerriero. Sei diventato solo una marionetta, Snake. Cosa? Fermare il lancio nucleare, salvare gli ostaggi. Era tutto un diversivo. Un diversivo? Il Pentagono aveva solo bisogno che tu entrassi in contatto con noi. È per questo che ha ucciso il presidente della Armstech e il Decoy Octopus. Vuoi dire che... Esatto. Sei stato mandato qui per ucciderci, in modo che loro potessero recuperare il Metal Gear senza danni, insieme ai corpi dei soldati genetici. Fin dall'inizio il Pentagono ti ha utilizzato semplicemente come portatore del virus Foxdie. Foxdie? Non può essere! Vuoi farmi credere che Naomi lavorava per il Pentagono? Così almeno credevano loro. Ma sembra che la dottoressa Naomi Hunter non si lasciasse controllare così facilmente. Cosa? Abbiamo un nostro uomo infiltrato nel Pentagono. Ci ha riferito che la dottoressa Hunter ha modificato il programma Foxdie giusto prima dell'operazione. Ma nessuno sa come e perché. Mi chiedo... Forse l'hanno arrestata per scoprire la risposta a questa domanda. Non c'è dubbio. Ma io non so per quale motivo abbia architettato la sua meschina vendetta. Ancora adesso non sappiamo quali modifiche abbia portato al programma Foxdie. Oh, ma in fondo non importa. Ho già aggiunto il vaccino per i Foxdie nella lista delle mie richieste alla Casa Bianca. Esiste un vaccino? Deve esistere, ma quella donna è l'unica che lo sa con sicurezza. Potrebbe risultare non necessario, comunque. E perché? Tu sei riuscito a entrare in contatto con tutti noi, quindi tutti siamo stati esposti all'azione del virus. È vero che il presidente della Armstech e Decoy Octopus sono stati uccisi dal Foxdie? Ma Ocelot, io stesso e tu, il portatore, sembriamo non risentirne di alcun effetto. Un errore nella programmazione del virus? Potrebbe essere. Ma se non uccide te, posso stare tranquillo. Dopotutto, il nostro codice genetico è identico. Allora è vero. Tu e io siamo... Gemelli, esatto! Ma non gemelli normali, no. Noi siamo legati da dei geni maledetti. Les enfants terribles. Tu stai bene. Tu hai avuto tutti i geni dominanti del vecchio. Io invece ho avuto quelli danneggiati, quelli recessivi. Tutto è stato programmato perché tu fossi il più perfetto dei suoi figli. La sola ragione della mia esistenza è stata di rendere possibile la tua. Ero il cocco di papà, eh? Proprio così. Io sono lo scarto di quello che hanno usato per crearti. Riesci a capire cosa significa sapere di essere spazzatura fino dal giorno della tua nascita? Ma io sono quello che nostro padre ha scelto. Ecco perché sei così ossessionato da Big Boss. Una specie di amore deviato. Amore? Odio, vorrei dire. Mi ha sempre detto che ero inferiore. E ora avrò la mia vendetta. Tu dovresti capirmi, fratello. In fondo hai ucciso nostro padre con le tue stesse mani. Mi hai rubato la possibilità di vendicarmi. Ora io finirò il lavoro che nostro padre aveva iniziato. Sarò migliore di lui. Lo polverizzerò! Sei uguale a Naomi. Beh, di certo non sono come te. Al contrario di te. Io sono fiero del destino che è contenuto nei miei geni. Aspetta! Snake, il tuo sarà il primo sangue versato da questa nuova gloriosa arma. Consideralo un onore. Un regalo di tuo fratello. Ora te lo mostrerò. Guarda la potenza dell'arma che ci condurrà nel ventunesimo secolo! Si sta muovendo! Ma come lo fermi?
Ok, ci siamo. Allora, facciamo una cosa. Come prima cosa chiamiamo il dottor Otacon per farci dare un consiglio. Anche se, vabbè, io già lo so naturalmente, però ci facciamo dare un consiglio da lui per vedere come attaccare il Metal Gear. Tra l'altro il discorso dei gemelli era un po' come il film, quello di, che si chiama proprio Gemelli, con Schwarzenegger e Danny DeVito. Uno che prende i geni buoni e l'altro è necessario per appunto la nascita di del gemello perfetto, e quindi si prende quelli. Certo, qui si parla di Metal Gear, le Sanfan Terrible, là è un film abbastanza. Non farmi nulla con le armi che hai. L'armatura del Rex è costruita con le tecnologie più avanzate. Ok, quindi l'unico modo di perforarla è usare un proiettile anticarro con alto potenziale esplosivo. Allora, che devo fare? L'abitacolo del Rex funziona esattamente come un simulatore VR. Ha sensori multipli collegati a un'interfaccia comandi. È completamente chiuso e isolato dall'ambiente esterno. Non usa la vista a occhio nudo, giusto? Giusto. Così, se riuscissi a distruggere i sensori, vedi quella piastra circolare sul braccio sinistro del Rex? Sì, quella che assomiglia a uno scudo. È un radom. Se riesci a distruggerla, non sarà più capace di usare il sistema elettronico. Così diventerà perfetto. Cieco. Sì, cerca di colpire quel radom con un missile Stinger. Ci proveremo. Questo lo fermerà. No, il Rex è stato progettato per essere guidato anche manualmente. Oh, che bella notizia. La parte che assomiglia a un becco è l'abitacolo. In caso di emergenza si aprirà. L'armatura del Rex è perfetta, non puoi distruggerla. Me l'hai già detto. Ma l'interno è un'altra faccenda. Ci sono. Prima distruggo il radom. Questo lo costringerà ad aprire l'abitacolo. Giusto. Se riesci a sparare un missile Stinger nell'abitacolo, distruggerà il sistema di controllo del computer. L'hai progettato apposta con un punto debole. Non è un punto debole. A me piace vederlo come un difetto caratteriale. Le persone non sono complete senza un qualche difetto. Non credi? Credo di sì. Sono in debito con te, Otacon. Ok, perfetto. Vediamo allora se riusciamo a farcela, perché naturalmente non è che sia semplicissima la cosa. Dobbiamo anche attrezzarci con le shaft, perché ci inizierà a... Aspettate che mi metto in questione. Visto che inizierà a lanciare... Merda! Ecco. Stiamo bene. No, più che altro ho sbagliato... Mettiamo intanto le razioni. Mi sa che qua sarà... Sarà molto complicata la situation, ragazzi, ve lo dico già da subito, perché qua ci farà le chiappe. Attenzione. Diciamo che... Qui diciamo che il problema è anche dato dal fatto che noi dobbiamo attaccare lo scudo lì a destra, quindi... Dobbiamo cercare di metterci da questo lato. Proviamo le shaft di nuovo, mettiamoci qui. Attenzione a... Caraia. Sarà un attimo complicata, come detto, la battaglia, soprattutto perché qui praticamente se moriamo riparte tutto da capo e... Vedete poi. I missili sono abbastanza teleguidati verso la mia testa, quindi non è. Non è una bella cosa. Aia, 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 aia. Momento, momento, momento. Di nuovo, ecco qua. Dai, dai.
Vediamo se riusciamo anche questa volta a spararne un paio. Via, 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 via. Ecco qua. Tra l'altro questi barilotti sono esplosivi, quindi... Perfetto, sta massacrando. Ok. E almeno quello l'abbiamo distrutto. Non ci credo, ce l'ho fatta. Narrazione. Bel tentativo, Snake. Fuori. Presto, fuggi. Gray Fox, un nome dal passato, eppure suona meglio di gola profonda. Allora eri tu. Hai un aspetto orribile, Snake. Non sei invecchiato bene. Mi spegnerò l'inferno! Prigioniero della morte, e solo tu puoi liberarmi. Fox, stanne fuori. E cosa mi dici di Naomi? Si è dannata cercando di vendicarti. Naomi? Tu sei l'unico che è in grado di fermarla. No, non posso. Perché? Perché io ho ucciso i suoi genitori. Allora ero giovane e non sono riuscito a uccidere anche lei. Mi sentivo così male che decisi di portarla con me, crescendola come se fosse stata mia sorella, per soffocare il grido della mia coscienza. Ancora adesso lei pensa a me come un fratello. Fox, agli altri possiamo anche essere sembrati un fratello e una sorella felici, ma ogni volta che la guardavo vedevo gli occhi dei suoi genitori che mi fissavano. Diglielo tu per me. Dille che sono stato io a farlo. Eccomi qua. Abbiamo quasi finito il nostro tempo. Ecco, un ultimo regalo da parte di Gola Profonda. Lo fermerò. Fox! Cacciamo le volpi, Fox! Cacciamo gli sciacalli! Invece dei bracchi usiamo dei levrieri regali! Fox! Quanto è in grado di resistere il tuo esoscheletro? E tu, Snake, hai intenzione di restare lì seduto a guardarlo morire? Una volpe in difficoltà è più pericolosa di uno sciacallo! Ha distrutto il radon! Impressionante! Ti meriti davvero il tuo nome in codice, Fox! Ma ora sei finito! Spara lo Stinger! Ora! Fox! Davvero vuoi sparare? Così morirà anche lui! Ora, di fronte a te, posso finalmente morire. Naturalmente non possiamo sparare perché, dice... Ero fuori dalla battaglia, né completamente vivo... Né completamente. Anche morto, se sparo qui. Un'ombra incapace di morire in un mondo di luci. Ma presto. Presto tutto finirà. Finalmente. Muori! Snake, noi non siamo strumenti né del governo né di nessun altro. Combattere era l'unica cosa di cui fossi veramente capace, ma almeno io ho sempre combattuto per quello in cui credevo. Snake,
Oddio. Ok, Gray Fox allora è andato e adesso la cosa è abbastanza difficile qui. Mi ricordavo che la seconda parte dello... No, che cazzo ho fatto? La seconda parte dello scontro è abbastanza complicata. E spero che le shift possano servire almeno a disorientare i cosi. Perché noi comunque poi... Ecco, no. Noi comunque dobbiamo sparare a lui, quindi... Merda. Ma non c'avevo le... Perfetto, morto. Allora, visto che qua dobbiamo rifare tutto da capo, ci vediamo quando... Quando ristarò a sto punto, quando ce la faremo. Allora, ragazzi, qua la cosa migliore è mantenersi a questa distanza. Vedete più o meno questo cerchio, perché... Non riesce a prendervi con quelli, però dovete stare attenti al mitra e ad un raggio che utilizza quando gli siete proprio sotto. Ecco il mitra e il raggio adesso. Eccoli. Così li andiamo sotto e i missili non riescono a prenderci, però vabbè, adesso eccolo questo qua. E il mitra. Ok. Farò mangiare la polvere. Solito, Snake? Liquid, sei ancora vivo. Non morirò mai, fino a quando tu resterai vivo. Peccato. Pare che la tua rivoluzione sia stata un fiasco. Il fatto che tu abbia distrutto il Metal Gear non significa che io abbia finito di combattere. Combattere? Ma che cosa vuoi veramente? Un mondo dove i guerrieri come noi siano onorati come una volta, proprio come dovremmo essere. Questa... Era una fantasticheria di Big Boss. Era il suo ultimo desiderio. Quando era giovane, durante la Guerra Fredda, il mondo aveva bisogno di gente come noi. Allora noi eravamo preziosi. Eravamo desiderati. Ma ora le cose sono cambiate. Con tutti i bugiardi e gli ipocriti che guidano il mondo, la guerra non è più come una volta. Stiamo perdendo il nostro posto in un mondo che non ha più bisogno di noi. Un mondo che adesso disprezza la nostra stessa esistenza. Dovresti saperlo anche tu, come lo so io. Dopo che avrò lanciato quest'arma e ottenuto il nostro miliardo di dollari, potrò riportare il caos e l'onore in questo mondo ramollito. Il conflitto farà nascere altri conflitti. L'odio creerà odio nuovo. E quindi noi espanderemo sempre di più la nostra sfera di influenza. Ma fino a quando ci saranno persone a questo mondo? Ci sarà sempre qualche guerra. Il problema è l'equilibrio. Nostro padre sapeva qual è il miglior tipo di equilibrio. E questa è l'unica ragione. E non è sufficiente?
Per guerrieri come noi, dico. Non voglio un mondo simile. Ah, bugiardo! Allora che ci fai qui? Perché continui a seguire gli ordini quando i tuoi superiori ti tradiscono? Perché sei venuto qui? Silenzio. Te lo dirò io il perché. A te piace uccidere. Questo è quanto. Ma... osi forse negarlo? Non hai già ucciso molti dei miei compagni. Ma l'ho fatto per... Io studiavo la tua espressione mentre li uccidevi. Eri pieno di eccitazione per la battaglia. Ti sbagli! C'è un assassino in te. Inutile negarlo. Siamo stati creati per essere così. Creati? Les enfants terribles, i bambini terribili. Era così che si chiamava il progetto. È cominciato nel 1970. Volevano creare artificialmente i migliori soldati possibili. La persona scelta come modello fu l'uomo conosciuto come il più grande soldato vivente al mondo. Big Boss. Ma nostro padre era già ferito in coma quando riuscirono a recuperarlo. Allora ci crearono usando le sue cellule. Una combinazione della clonazione analogica del XX secolo e del metodo Super Baby. Metodo Super Baby? Fertilizzarono un ovulo con una cellula di nostro padre, quindi lo fecero dividere in 8 piccoli cloni che furono impiantati nell'utero di una donna. Nei mesi seguenti fecero intenzionalmente abortire 6 dei feti per incoraggiare lo sviluppo dei migliori. Io e te inizialmente avevamo altri 6 gemelli. 8 gemelli? Sì. Gli altri 6 nostri fratelli furono sacrificati per far nascere noi. Siamo stati complici di un omicidio ancora prima di venire al mondo. Così restammo tu ed io. 2 ovuli fertilizzati con esattamente lo stesso DNA. Ma non avevano ancora finito. Mi usarono come cavia per creare un fenotipo che fosse la manifestazione di tutti i geni dominanti. Per creare te. Mi diedero tutti i geni recessivi. Tu mi hai rubato tutto ancora prima che io nascessi. Ma tu... tu e io non siamo i suoi unici figli. Cosa? I soldati genetici. Anch'essi sono una sua progenie. Sono legati geneticamente a lui. Sono diversi. Sono digitali. Sai, con il completamento del progetto Genoma, i misteri dell'umanità erano ormai stati svelati. Grazie al DNA di nostro padre, identificarono più di 60 geni soldato. Responsabili di tutto, dal pensiero strategico al suo proverbiale istinto omicida. I geni soldato furono trapiantati mediante la terapia genetica nei membri del corpo speciale Next Generation, che in questo modo divennero soldati genetici. Che strano, eh? I soldati che andavi uccidendo a destra e a manca erano nostri fratelli, con il nostro stesso patrimonio genetico. I soldati genetici. Esatto. Sono nostri fratelli, creati artificialmente con l'allineamento di nucleotidi per ricreare i geni di nostro padre. Anch'essi sono il risultato di numerosi sacrifici. Sacrifici? Esperimenti su esseri umani. 1991, la guerra del Golfo. Ai soldati vennero iniettati segretamente quei geni. La sindrome della guerra del Golfo, accusata da centinaia di migliaia di soldati al ritorno a casa, era un loro effetto collaterale. Non è vero. Tutti sanno che la sindrome della guerra del Golfo era provocata dall'esposizione all'uranio esaurito dei proiettili anticarro. Questa era solo la copertura messa in giro dal Pentagono. Prima dissero che si trattava di stress post-traumatico, quindi delle armi chimiche o biologiche. Le unità per il rilevamento di gas velenosi e le iniezioni anti-sarin. Era tutto un paravento per coprire gli esperimenti genetici. Ma allora, quelli che vengono chiamati i bambini della guerra del Golfo, i figli di quei veterani sono... Sì, anche loro sono nostri fratelli e sorelle. Dunque hanno ottenuto il pieno successo dell'esperimento soldati genetici. Successo? Ma che dici, idiota? Sono un completo fallimento. Sono sull'orlo dell'estinzione.
qualcosa? Hai mai sentito parlare della teoria della diversità? La natura tende a favorire la diversità. Le specie che si sono estinte mostrano tutti i caratteri di simmetria. E proprio questi sono i problemi di cui soffrono i soldati genetici. Come me e come te. Tutti noi siamo a un passo dalla morte a livello genetico. Non sappiamo soltanto quando o che tipo di malattia ci colpirà. È per questo che ci servono le informazioni genetiche del vecchio. Vuoi il DNA di Big Boss per salvare la tua famiglia? Questo è davvero toccante. In natura i membri della stessa famiglia non si accoppiano tra loro, eppure collaborano per sopravvivere. Sai perché? Perché in questo modo aumenta la possibilità che i loro geni vengano trasmessi a una nuova generazione di individui. L'altruismo tra i consanguinei non è una risposta alla selezione naturale. Si chiama teoria egoistica del gene. Vuoi farmi credere che sono i tuoi geni a ordinarti di salvare i soldati genetici? Non puoi combattere i tuoi geni. È destino. Tutti gli esseri viventi nascono con il solo scopo di trasmettere i geni dei propri genitori. Per questo io voglio seguire quello che ordinano i miei geni. Ma io ho intenzione di andare oltre. Per spezzare la maledizione della mia stirpe. E per farlo, ti devo uccidere. Guarda dietro di te. Meryl. È viva. Non ne sono sicuro. Qualche ora fa lo era. Continuava a chiamarti, sai. Meryl. Che stupida. Innamorarsi di un uomo che non ha nemmeno un nome. Io ho un nome. No! Non abbiamo né passato né futuro. E anche se lo avessimo, non sarebbe davvero nostro. Io e te siamo solo copie di nostro padre, Big Boss. Lascia andare Meryl. Non appena avremo sistemato le nostre faccende. E il tempo è quasi finito. Stai parlando del Fox Die? No. Sembra che il Pentagono abbia saputo della distruzione del Metal Gear e che abbia deciso di poter fare a meno anche di una rilevazione ADB. Se vuoi dettagli, perché non li chiedi al tuo caro amico, il colonnello Campbell? Colonnello, riesci a sentirmi? Sì, sto ascoltando. Che cosa sta cercando di fare il Pentagono, colonnello? Mi risponda! Il segretario della difesa ha assunto il controllo attivo di questa operazione. Sta arrivando sul posto con un AWACS. Perché? Per bombardare tutto. Che cosa? Non solo, vari bombardieri B2 sono appena decollati dalla base aerea di Galena, carichi di bombe nucleari tattiche perforanti B6113. Ma che... il Metal Gear è stato distrutto, lo dica al segretario della difesa. Il segretario della difesa ha saputo che Naomi ha fatto il doppio gioco con noi ed è preoccupato per Fox Die. Dato che non c'è più pericolo di attacchi nucleari da parte del Metal Gear, ha intenzione di fare tutto il possibile per coprire la verità riguardo a tutto ciò che è veramente accaduto laggiù. Hai intenzione di sganciare una bomba nucleare per vaporizzare tutte le prove e i testimoni? Non preoccuparti, Snake. Fermerò l'attacco nucleare. Come? Magari sono solo un uomo di paglia, ma resto pur sempre il comandante ufficiale di questa missione. Se darò l'ordine di ritardare l'attacco, confonderò chi si trova lungo la catena del comando e dovrei come minimo farti guadagnare un po' di tempo. Avrai una possibilità di scappare. Ma colonnello, se ci prova... Va tutto bene, Snake. La verità è che la Foxhound era già oggetto di un'indagine segreta. Meryl è stata trasferita a questa base proprio prima dell'attacco dei terroristi perché doveva essere una leva per manipolarmi. Quei bastardi. Mi spiace. Mi hanno costretto a collaborare in cambio della sua vita. È meglio che tu esca da lì, Snake. Sicuro? Si metterà male per lei. Non preoccuparti. È il minimo che possa fare per te dopo tutte le balle che ti ho raccontato. Colonnello. Sto dando ordine di cancellare il bombardamento. Dopodiché non potremo più tornare... Ehi, ma che sta facendo? Snake! Mei-Ling, che è successo al colonnello? Non ci credo. Che è successo? Snake, il colonnello! Roy Campbell è stato rilevato dal comando. Sono il segretario della difesa, Jim Houseman. Mi ripassi il colonnello? No! È agli arresti per avere trasmesso informazioni segretissime e verrà incriminato per alto tradimento. Ridicolo. Certo, è un uomo ridicolo. Credeva davvero di avere il comando di questa operazione. Bastardo.
Non rimarrà un filo di prova. Sono certo che anche il presidente sarà d'accordo. Il presidente ha ordinato tutto questo? Il presidente è un uomo molto occupato. Io ho piena autorità qui. E come pensa di spiegare al pubblico un attacco nucleare in Alaska? Non si preoccupi. Abbiamo elaborato una convincente storia di copertura. Ci limiteremo a dire che i terroristi hanno fatto esplodere un ordigno nucleare. Già, astuto. Ma ucciderete chiunque, gli scienziati, i soldati genetici, tutti. Donald, il direttore della DARPA, è già morto. Ah, allora non aveva intenzione di uccidere anche lui. Era mio amico. E del destino degli altri, lei se ne frega altamente, vero? Beh, se lei mi darà il disco ottico, potrei considerare la possibilità di salvare tutti. Ma di che parla? I dati dell'esperimento del Metal Gear. Donald avrebbe dovuto riportarlo indietro. Io non ce l'ho. Vedo. Ma va bene, non c'è problema. Voi due siete uno scomodo ricordo degli anni 70, un piccolo sgradevole segreto del nostro paese. Non possiamo permetterci di lasciarvi in vita. Bene, le bombe verranno lanciate fra poco e voi due avete parecchio da dirvi. Addio. Non c'è via di scampo per noi. Finiamo questa storia prima dell'attacco aereo. Tu mi hai portato via tutto. Solo la tua morte mi darà soddisfazione. Solo la tua morte mi ridarà ciò che è mio di diritto. Lei sarà uno splendido sacrificio per la nostra battaglia finale. Lo vedi questo? Sarà il limite di tempo per il nostro scontro. Il modulo nucleare è programmato per esplodere nel momento stesso della sua morte. Se vincerai, potrai ancora sperare di salvarla. Potrai godere di un breve istante d'amore prima di morire. Se attraverserai questa linea, cadrai. Da questa altezza persino tu moriresti.